Bene, siamo in linea con Baku e con l'Azerbaigian per parlare quest'oggi con Gianni De Biasi. Buongiorno Gianni. Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Benissimo, allora no, non ti ho chiamato per sapere, perché so già tutto dell'Azerbaigian, quindi non voglio sapere null'altro, ma ti volevo soltanto sentire perché tra poco, quando ritornerai in Italia, avrai questi camp da portare avanti, uno a Corvara ed uno a Lignano, se non ricordo male, giusto, con i tuoi collaboratori? Sì, e un altro a Cortina, che è il primo camp che iniziamo con Cortina a Lignano. Credo che sia una bellissima esperienza anche per me, perché ritorno ad allenare i ragazzi, ragazzi che hanno voglia, che hanno tanti sogni, che hanno tante aspirazioni, e credo che io da buon nonno, non da padre, io da buon nonno potrei dare dei buoni consigli, credo di avere l'esperienza per poterlo fare, e al tempo stesso nelle passate edizioni tutti sono andati via contenti e con qualcosa di più da tenere custodito nel loro cuore. Quindi bene, bene, quindi la prima edizione in quel di Cortina, poi Corvara che ormai è assodato, e c'è Lignano da spingere un pochino di più con il mare, mi pare, no? Sì, è un po' una anomalia quella del mare, perché credo che sia una location molto bella e con un contesto dal punto di vista paesaggistico e per la possibilità di fare sport. A parte il calcio, abbiamo tanti altri diversivi per i momenti liberi. Credo che sia una bellissima iniziativa, una bellissima località. Speriamo solo che siamo partiti un po' tardi, è la prima volta che facciamo il mare, però credo che alla fine riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di arrivare a una cinquantina di ragazzi, cosa che peraltro negli altri camp ne abbiamo 60 e abbiamo dovuto chiudere di una. E qui siamo un po' in ritardo, ma riusciremo a fare anche questo. Vuoi ricordare i tuoi collaboratori che sono qui in Italia mentre tu sei a Baku quest'oggi? Beh, intanto Otello, che è un gruppo ormai consolidato e con noi da anni, che nel corso della stagione allena in varie situazioni in Italia, all'estero. Sono tutti ragazzi testati che hanno grandi qualità e hanno grande voglia di mettersi a disposizione. Io credo che abbiamo uno staff di primissimo livello, vorrei averlo qui con me, però per vari motivi non si può. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto in questi periodi insieme. Credo che si possa fare sempre meglio e sempre di più. Bene, allora da Baku un saluto anche al tuo amico Mimmo D'Agostino e alla finale di Follina del torneo che hai inaugurato e che hai presenziato alcuni mesi fa. Ci sono due squadre, il Pordenone e un po' a sorpresa il Giorgione, che ha battuto il Cittadella. Vai con i saluti. Un saluto a Mimmo, un saluto agli amici di Follina e alla società calcio. Credo che sia un torneo molto bello, seguito da tantissimi, ed è un vanto per tutta la zona del Lungolago, per Cison, per Follina, per tutte queste località, e un modo per territorio anche da realtà che magari prima del torneo non lo conoscevano. Un abbraccio. Benissimo. A tutti, in bocca al lupo, calcio, ciao! Grazie a te Gianni, a presto, ciao!